Ciao a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovo video di Hollow Knight. Ci eravamo lasciati in un altro posto, non mi ricordo effettivamente dove, ma sono venuto qui nelle Terre del Riposo perché volevo passare a salutare, tra virgolette, il nostro NPC qui, quello che ci potenzia l'aculeo dei sogni. Non ricordo se effettivamente poi ci avevo parlato dopo aver recuperato un altro bel po' di frammenti dei sogni, ecco. Allora, Araldo, sei di ritorno. Fammi vedere il tuo culo dei sogni. È così splendente, dentro di esso ci sono più di 1200 essenze. Osservandolo, vedo così tanti ricordi che mi guardano a loro volta. Molti chiedono che ci si ricordi di loro. Nessuno di noi può vivere in eterno. E così chiediamo a chi ci sopravvive di ricordarci. Custodisci un ricordo nella tua mente e vivrà con te. Dimenticalo e sarà perduto per sempre. Questa è l'unica morte che conta davvero. È profonda anche come cosa. Così dicono. Ma basta con le chiacchiere. Prendi questa reliquia e torna da me quando avrai 1500 essenze. Va. Mi ha dato un nuovo arcano. Vediamo cos'è. È un oggetto raro. Probabilmente anche questo sarà da vendere perché me lo mette qui insieme agli altri. Un misterioso uovo di pietra risalente a prima della fondazione di Nito Sacro. È una reliquia di un passato antico. Questo oggetto non ha molto valore, tranne per chi è interessato alla storia del reame. Quindi sì, sarà una cosa da vendere, frutterà parecchio, penso. No, quindi ancora non abbiamo 1500, vabbè, niente, dovremmo ritornarci. Se non sbaglio eravamo sui 1400, cioè oltre 1400 in realtà. Dunque, cosa facciamo oggi? Ci sarebbero un po' di cose in sospeso, mi rendo conto che non ho poi nemmeno completato, cioè finito di esplorare la zona del canyon nebbioso, qualcosa del genere, perché non possiamo avere la mappa di quel posto e sapete che senza una mappa non vado avanti. Quindi direi di completare il Nido Oscuro perché c'era rimasta quell'area in fondo che non avevamo visitato, proprio l'antro della bestia. Quindi dovrebbe esserci anche un trasporto lì vicino, una fermata del bus qui, quindi ci andiamo direttamente insieme, senza fare nemmeno dei tagli di sorta. Allora, stazione nascosta, no, qual era? Stazione della regina, no, 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 magazzino della città, no, penso, no, villaggio, o villaggio distante o stazione nascosta, proviamo villaggio distante, non mi ricordo il nome della fermata. Vediamo un po'. Sì, dall'ambientazione già, sì, dovrebbe essere questa. Peccato per questa panchina rotta. Mamma mia, gli insetti in primo piano come sono. danno proprio un senso di disgusto, non lo so. Dunque, dove dovevo andare? Probabilmente qui dentro. La prima volta mi avevano, diciamo, catturato questi. Giusto, questi esserini qua. Che però adesso sono morti, quindi io come ci ritorno nell'antro della bestia? Questo è un problema. Non c'è una via d'accesso? C'è un pavimento che si rompe, magari qualcosa? Non mi sembra. Quindi devo trovare l'accesso a quest'area. Perché questo qua, diciamo, non era un modo canonico per raggiungerla. Ah, probabilmente da qui, forse. Vediamo. Vediamo se è di qua. No, anche questa è soltanto una stanza raccapricciante, direi. Tutti questi bozzoli con delle creature all'interno. Nulla dice. Giusto, insomma, su questo posto, in effetti. Ah, vedete, comunque adesso con questo doppio salto è molto più semplice spostarsi perché si rischia di cadere di meno, ovviamente. Vedete, stavo per cadere e mi ha salvato appunto questo doppio salto. Però non so, non credo che io abbia perso la possibilità di esplorare quella zona, non credo proprio. Ed è qui siamo arrivati, quindi. No, di qua torno a Nido Scuro. Non lo so dove devo andare. Di là, tra l'altro, non c'ero mai stato. O forse sì, non mi ricordo. Più probabile è la seconda. No, di qua non vedo via d'accesso. Questa cosa mi lascia un pochettino spiazzato. Avevo in mente di esplorare per bene quest'area. Di finire, perlomeno, perché ci eravamo già stati, ma me ne sono scappato il più in fretta possibile, se vi ricordate. Ok, da allora poi mi sono potenziato un bel po', quindi non dovrei avere più i problemi di un tempo. Per questo ci volevo ritornare adesso. Ah, è vero che qui c'erano queste creature che ci ho messo un po' a capire come andavano affrontate. Ora, vediamo se mi ricordo ancora. No,
Com'era? Dovevo attaccarlo quando si apriva, sì. Perfetto. Ah, qui sarà un pochettino più complicato. E scappiamo dai suoi artigli perché sono molto pericolosi, in quanto tolgono due... Au! Due cuori di danno. Dai! Vabbè, ce l'ho fatta comunque. Non come volevo, ma va bene lo stesso. Di qua credo che c'ero stato. E poi c'era giusto anche quell'altro NPC che era sparito, quindi non, mi sa che non l'avete nemmeno visto, non ve l'ho fatto vedere. In quanto la prima volta è apparso quando ero off camera e poi quando ci sono ritornato non c'era più. Dunque mi ricarico, perché comunque nonostante i potenziamenti resta una zona molto pericolosa, anzi forse la più pericolosa di tutta. E dai, bastardo. Quindi, dove vogliamo andare? No, di là, torniamo nell'altra area, non mi interessa. Continuiamo ad esplorare questa zona, cioè a riesplorare, poi alla fine a ricordarmi effettivamente come era fatta questa zona, perché era già stata visitata ampiamente, direi. No, non andare sulle spine. Va bene, ci siamo. Quanti ce ne sono di questi? Dovrei averli già completati anche nel diario, quindi non c'è bisogno di accanirmici troppo. Mi ha fatto ricominciare un bel po' indietro. Non capisco perché ogni tanto questi, diciamo, checkpoint sono così distanti. E dai, no. Di nuovo qua sotto. Maledetto. Eppure questa è una zona sicura. Potrebbe farmi spawnare qua, per esempio. No, invece. Invece no. Ok, ce l'ho fatta. Vabbè, niente. Ritorniamo quindi di qua. Esploro un po' meglio. Ma non mi sembra di vedere nient'altro che queste due. Oh no, sono caduto di nuovo. Eccolo, l'NPC di cui vi parlavo è questo qua. E si trova proprio in questa zona. Ecco, vedete, non è segnata nella mappa, ma è qui. Vediamo cosa ha da dirci. Levatrice. Oh, prego, prego, non essere timido. Ci sono brutte creature in queste caverne. Ma non io. Io sono amica di tutti. E felice di servire un viandante coraggioso come te. Tu dici? Non mi convince tanto. Ti servono indicazioni? Posso dartele? Sì, oh sì. Nel villaggio qua sopra vive una triste creatura. La sua è la storia di un tragico scambio. Grande il costo per lei e la sua gente, anche se credo non abbia rimpianti. Sì, lo so, sei curioso. Ora vuoi sapere la storia? Beh, mi dispiace, vorrei tanto dirtela, ma è che... Mi dispiace davvero tanto, ma è così tanto tempo che non mangio. Ah, sto davvero morendo di fame. Cosa? Ehi! Cosa? È diventato ostile? Sarei quasi curioso di farmi colpire. Mi fa del semplice danno e se la combatto sparisce. Ah. D'accordo. Inquietante questo NPC. Non mi sembrava infatti molto amichevole, già la prima volta che l'ho visto. Proprio dall'aspetto, non lo so. Interessante. Intanto qua uscito queste creature così mi ricarico un po'. Interessante. Non so con chi ce l'abbia, se con quella creatura che ha fatto quei bozzoli attenta a tutte le... le creature viventi in questa zona. Cos'è successo qui in questa zona? Ci ha raccontato appunto che c'è stato qualcosa di... Anche qui è successo qualcosa di brutto. Ce ne eravamo accorti questo, ovviamente. È probabile che questa creatura sia simile a lei, in quanto avete visto anche lei aveva fame. Fame proprio... Cioè voleva mangiarci, a quanto pare. Quindi magari una creatura simile, un suo simile, quindi, oppure una creatura... sempre della sua specie, magari più grande, più adulta. Perché effettivamente sarà qualcosa simile a un ragno, ecco. Vabbè, alla fine non ho tagliato più, ci siamo messi a parlare qua, mi sono messo a parlare. Ok, vediamo quindi, vediamo cosa fare, non so, rientro qui dentro, ma non mi è sembrato di vedere nulla. Che sia completamente scemo io e non riesco a trovare la via, probabile. Proviamo, non lo so, a fare qualcosa, ad esempio stare fermo in quella stanza, visto che era... siamo stati catturati in effetti da una creatura, cioè quelle persone, se così possiamo dire, ci avevano attirato a loro dicendoci non so cosa in effetti.
C'eravamo noi seduti su questa panchina e poi loro ci avevano catturato. È come se ci avessero dato in offerta a questa, non lo so, questa entità. Oh, è qui la via. Bene. Perfetto, dai. Mi sono ritrovato, dai. Ok. Quindi la zona da esplorare era qui, suppongo. Era piena di quegli esseri forti. Sembrano tutte dei passaggi segreti perché queste ragnatele danno l'impressione che invece nascondano delle crepe. Siano delle crepe. Vediamo un po'. Continuo a salire perché vorrei cercare di raccapezzarmi un pochettino e capire dove mi trovo. Perché purtroppo non abbiamo la mappa di questo posto. Dai, guardalo. Ah, fastidiosissimo affrontare questo tipo di creature. Non solo loro, ma tutte queste un pochettino più resistenti e che ci fanno parecchio danno. Ah, abbiamo anche completato la loro dicitura. Allora, andiamo a vederla. Dove si trova? Non capisco perché non me la indichi direttamente il gioco, non mi ci sposti direttamente sopra quando le completo. Mi sembrava di ricordare che fosse così in effetti, ma invece no. Non la trovo più. Vabbè, poi dai, un giorno farò quando me ne ricordo. Ah, abbiamo raggiunto il sognatore? Eh sì, infatti c'è la maschera. Una figura dormiente a distesa sul piedistallo di pietra. Quindi dobbiamo andare da lei, da lui. Ok. Sempre nel mondo onirico. Ci ritroviamo di nuovo qui. Dovremmo forse uccidere anche questa creatura. Dai, colpiamola. Vediamo con questo oggetto che succede. Un legame per la prole, per i piccoli. Per questo, vedete, dal loro dialoghi sembra che uno scambio equo. Ah, continua a dire. Dare tutto. Per lei. Chi è lei? Per lei, continua a dire. Vabbè, io lo uccido. Non so se effettivamente muoiono, ma vediamo che succede. Prova a colpirlo mentre sta morendo. Non succede nulla. Tiene premuto B. Beh, qual è B? Ogni volta mi dimentico i tasti. E assorbo la sua essenza, tipo. Vediamo che succede. Ecco, anche la sua maschera adesso si romperà, forse. Sì. Sembra proprio così. Stiamo praticamente spezzando il sigillo che hanno posto queste creature. Bestia. Abbiamo sbloccato l'achievement. Ok. E 2 su 3 sono state rimosse. Il problema è che distruggere questo sigillo, quindi rompere tutte queste maschere, non presagisce nulla di buono. Non vorrei scatenare qualcosa di ancora peggio di quella maledizione, perché praticamente il problema in questo posto è stata la maledizione, questa fantomatica maledizione. Chi ha causato la morte delle creature o comunque la loro follia? Perché abbiamo visto che sono prive di senno e non. La maggior parte sono morte, le altre sono prive di senno, ci attaccano, insomma. Sono alquanto strane. Guardalo! Dovevo essere distante in teoria. Vabbè. Aiuto. Non mi colpirai 2 volte. Ok. Vabbè, non servono per così tanti colpi. Pensavo molto peggio, onestamente. Continuiamo per questa strada. No, è semplicemente l'altro lato. Ok, quindi nulla di che. Quindi scendiamo di qua. Oh, vale. Ma qui c'ero già stato perché vedete, c'era uno di quei bruchi ed è stato distrutto. Una trappola più che altro. Oh, no. Ah, guardalo. Voglio uccidere. Che mi servono le tue anime, grazie. Qui nulla. Segreti da qualche parte? Non sembrano. Ci sono anche qua 2 strade. Andiamo da questo lato prima. Anche qui ci siamo già stati. Un nuovo rancido. Ah, mi sono fiondato proprio addosso a lei. Niente segreti, sembrerebbe almeno. Mi è riuscito a colpire. Incredibile. L'ostinazione di questi esseri.
No, mi sembrava alla fine di aver esplorato bene anche questo posto, sebbene non ci sono stato tanto, io sono cercato insomma di scappare, cioè, ho provato a scapparmene e finalmente ci sono riuscito, però non credo di aver ucciso tutti questi qua, quindi probabilmente qualcuno di loro nasconde un percorso, anche se qui sembra esserci soltanto una strada, niente di... Ah, guardalo! Ok. Magari c'è, non so, pavimento cedevole, qualcos'altro. No, nulla. Abbiamo dovuto, cioè, dovuto uccidere una di queste creature soltanto per questa statua. Praticamente mi sta facendo recuperare l'energia che ho perso contro di lei. E va bene. Vediamo. No, nulla. Qui non lo so, ci vediamo dopo. Ok, qui siamo ancora una volta dall'altra parte. No, qui non c'ero stato. Non ora almeno, non di recente. Ah, qui non mi puoi inseguire. Probabilmente qui si impara come affrontarle. E beh, direi proprio di sì. Dà un grosso indizio su come sconfiggere queste creature, su come combatterle. Poi, ecco, non so se è il mio modo di fare oppure tutti quelli che si trovano nella mia situazione, insomma, si comportano allo stesso modo. Quindi dare un colpo e scappare, intendo questo, e non un combattimento più, più attivo. Anche qui, evidentemente, ce l'avevo già esplorato perché non sto trovando nulla di nuovo. Ok. Tutti questi mo. Ecco, sì. Immaginavo che si sarebbero risvegliati. Perché stai scappando? Non dovresti venire a uccidermi? O perlomeno a provarci? Va bene. Un'altra strada senza uscita. Quindi qua non c'ero stato. Eh no, ma non c'è nulla in questo posto. Boh. La cosa mi lascia alquanto perplesso, devo dire la verità. E dove devo andare quindi adesso? Ero convinto che qui ci fosse un altro boss, per questo sono davvero, confuso, mi vedete, molto spaesato. E questo è il problema di quando non si conosce bene un gioco. Volevo infatti giocarci, portarlo qui sul canale quando già, insomma, lo padroneggiavo bene. Il fatto è che nella mia prima run, bene o male, avevo già fatto, non dico gran parte del gioco, ma penso perlomeno di sì. E quindi mi sentivo abbastanza sicuro, però vedete, sono in una zona adesso inesplorata e non so, un punto del gameplay che non avevo ancora affrontato e non so come comportarmi. Allora, vediamo. Di qua c'ero stato. Boh. È un problema quando non ho la mappa, si nota? Non ho fatto caso se mi sposto in quelle sfere effettivamente oppure no. Va bene, in caso accelero oppure taglio direttamente queste parti un pochettino morte, in cui non succede nulla, mi sto solamente girando a caso. Non riesco proprio a ricordarmi quale via ho già percorso e quali no. Quindi niente, diciamo, ci vediamo poi quando c'era qualcosa di più interessante. Ok, riprendiamo l'esplorazione da qui, perché qua c'era qualcosa in sospeso, di questo sono abbastanza certo perché, vedete, ci sono due vie a metà. Ok, questo qua era il punto che non si poteva attraversare appunto, punto, per questo portale, ma nell'altra zona dovrei poterci andare, quindi esploriamo da quella parte allora, non mi resta nient'altro da fare a quanto pare. Ah, sto dicendo troppe volte la stessa parola, sto ripetendo all'infinito le stesse cose. Vediamo, vediamo. Non ho, poi non sono riuscito a trovare quella zona dell'alveare, anche se dovrebbe essere in questa zona, in quella parte arrotondata, vedete? Sotto dove c'è la panchina, a sinistra c'è quella parete arrotondata, appunto, che ricorda effettivamente l'alveare. E siccome è proprio lì che si sente maggiormente il ronzio, sarà lì. Ora, perché sono andato qua non lo so, volevo colpire con la culo dei sogni quel tizio. Niente, dai, procediamo avanti. Vediamo di salire in quel luogo dove non potevo andare prima. Ok, andiamo di qua. No, non vorrei. Vabbè,
affrontarvi se è possibile. Saltiamo un po' di cose. Comunque di soldi ne abbiamo, bene o male, anche per quanto riguarda il diario del cacciatore dovremmo essere già a posto con queste creature. Guarda, anche verso l'alto sparano. Che bastardo. Ok, sì, effettivamente qui non potevamo salire prima. Oh, quindi finalmente una zona nuova dopo tanto. Ah, ce l'ho fatta. Ah, e tra l'altro mi dice che c'è una panchina nei paraggi. Qui c'era una parete distruggibile, va. E si va? Si va qui. Cosa c'è? Diario del viaggiatore, vabbè. Non troppo importante. È una panchina, che non sembrerebbe. Quindi un accampamento, vedete, purtroppo tutti morti qua. Vediamo se possiamo interagirci. Sì, questa cenere intrappolata. Anche con quell'altro dietro? No, è troppo in secondo piano. Probabilmente. Ok, quindi ci ha rivelato una nuova zona. Non tutto, in realtà, soltanto questa parte della panchina. Vabbè. Quindi andiamo qui, proseguiamo qui a destra. Ancora queste stalattiti, ma dai. Tutto molto vuoto. Ah, Ornette. Ancora lei. Interessante. Dovremmo combatterci ancora. Abbastanza telefonata come cosa. Perdonatemi se perdo tempo a provare a distruggere tutti i muri che incontro, ma i segreti qui sono... È la verità nascosta quella che cerchi? Sappi che non è per i deboli. Dobbiamo combattere. Bene. Dimostra di essere pronto ad affrontarla. Non aspettarti pietà da parte mia. Il mio culio è letale e non proverò alcun rammarico nel togliere di mezzo un debole. A me più che un aculio sembra un ago. Anche la cruna, sì. Dietro, quindi. Dimostrami di essere pronto ad accettare il passato di questo reame e a rivendicare le responsabilità del suo avvenire. Aiuto. Non so se siamo abbastanza forti per affrontarla. Ora devo ricordarmi i suoi attacchi. Non li ricordo più. Ok. Non troppo difficile, sembrerebbe. Anche se non mi sto comportando nel migliore dei modi, a quanto pare. E dai, non mi fai nemmeno curare. Vediamo se questa volta mi dà l'occasione. Sì, dai. Anche se l'ho subito sprecato. Mamma mia, quanto odio questo attacco dove lancia i suoi fili. Ecco perché dico poi che sembra effettivamente un ago. Oh, cos'è? Cos'è questa cosa? Ti è diventata più cattivella. Oh, mi ha ucciso. Davvero. Ah, sì, vabbè, avevo pochi capelli, effetti. Vabbè, è qui vicino, quindi non perdo nemmeno troppo tempo. Facciamo una cosa. Togliamo la bussola che non mi serve più. Magari mi metto... Dunque, quello delle spine lo voglio, l'amuleto. L'attacco rapido, ci mancherebbe altro. Concentrazione rapida. Sì, il fatto di curarsi più velocemente. Oppure magari lo scudo, così almeno non vengo colpito mentre mi sto ricaricando. Comunque mi restano ancora due incavi. Cosa posso mettere? La portata dell'aculeo. Oppure... aumenta il rinculo. Non lo so. Mantenere l'equilibrio e continuare ad attaccare. Anche questo è interessante, ma dovrei... non posso mettere poi altre cose perché costa due. Magari metto quello della portata. Vediamo se ho una maggiore distanza, riesco a fare più danno. Me la cavo meglio. Ok, dai. Vorrà dire poi che... Ah no, qui sono arrivato. Già mi stavo perdendo, no. Molto semplice, la strada. Ogni volta cascano questi stalattiti qua, dai. Non è più un attacco, dai. Andiamo veloce. E torniamo da... Ah! La mia ombra. Guardala che anche lei usa le magie. E diventa sempre più pericolosa, sempre più difficile da abbattere. E prima tutta questa foschia non c'era, vero? Ok. Ok, si può schivare con un doppio salto, banalissimo. No, schiva. Di nuovo, Edina. Ha detto, vabbè. Se lo dici tu. No, non ho tempo di fare nulla quando fa quel suono lì. Ok. No, maledizione, gli sono andato incontro io. E guardala.
Fa attacchi comunque pericolosi. Questo qua prima l'aveva fatto verso la fine, quindi o siamo già arrivati a quel punto del combattimento, ma non credo. Ah, no, qui sto sbagliando troppo. Ok. Ah. Pensavo di essere al sicuro, invece no. Molto più difficile di quanto mi aspettassi, onestamente. Mi sta dando del filo da torcere. È già seconda morte. Rieccomi. Ho fatto un altro tentativo nel frattempo, ma ho visto che se mi concentro, se sto in silenzio, riesco a fare un pochettino meglio. Anche perché riesco a sentire meglio la sua voce. E in base al verso che fa, si può capire l'attacco. Non sempre, come vedete. Diciamo che mi ha aiutato prima. Ah, attenzione a questa carica, ogni tanto mi frega. Ok, questa è l'occasione per curarsi. Peccato che non riusciamo a colpirle mentre, ovviamente, mentre facciamo quella cosa. Ah, si possono distruggere queste cose. Non lo sapevo. Ok, buono a sapersi allora. Ah, qui ho sbagliato il doppio salto. Il tempismo maledetto. Perché ho preso danno? Non avrei dovuto, secondo me. Ok, mi curo di nuovo. Beh, qualche colpo glielo voglio buttare, però. Ok. Riusciamo a dargli tanti colpi insieme quando... Grazie al nostro amuleto. Dai, non sviene più? Oh, l'abbiamo fatto, ce l'abbiamo fatta. Prova di determinazione, tra l'altro è anche un achievement. Ok. Vediamo cosa ha da dirci allora. Quanta forza. Potresti farcela se ne avessi la volontà, ma sarai ancora in grado di brandire il tuo cuneo una volta scoperta la sua tragica origine? E quando saprai chi sei? E allora avanti, fantasma di nido sacro. Prosegui il tuo cammino, marchi a fuoco il tuo carapace e proclamati re. Che cosa? La sua origine, cosa vuol dire? Intendeva la Culeo, quindi... C'è qualcosa di davvero strano. Chissà cosa succede qui. Un po' di paura, ma andiamo. Carapace abbandonato. Sì, effettivamente sembrava l'involucro di un insetto. Cos'è? Aha, marchio del re. Nido Sacro conoscerà un nuovo sovrano. Le porte del reame si apriranno. Quindi credo che possiamo visitare delle zone che prima non potevamo, alle quali non potevamo accedere. Posso andare lì dentro. E anche il gioco ci suggerisce proprio di andarcene. Sta crollando tutto, quindi devo scappare anche velocemente. No, non ce l'ho fatta, a quanto pare. Penso sia una cosa voluta. Ah, sì. Oh, ci ha salvato lei. E se ne va così, senza dirci niente. Tra l'altro, molto silenziosa questa zona. Cioè, ci avete fatto caso, insomma, non c'è musica di sottofondo, non c'è nulla. Qui invece una lieve musica c'è, musichetta. Ok. Allora, mi viene in mente che con quel sigillo probabilmente potrò attraversare... Beh, non però senza il probabilmente, posso attraversare delle zone che prima non potevo. Non si tratta direttamente dei portali neri, ma possiamo andare in una zona che prima non ci faceva visitare. Il problema è che qui non c'erano dei teletrasporti, ma andando alla Città delle Lacrime invece sì. No, niente, devo ritornare qua purtroppo perché... Devo rimettere l'amuleto della bussola, altrimenti non mi oriento per niente. Lo sapete come sono fatto, no? Ok, mettiamo questo. E poi magari questo qua. Ok, dai. Oh, almeno so la mia posizione. Prima di andarmene volevo fare un salto in quest'area perché mi ricordava effettivamente che non si potesse raggiungere prima. Non si poteva raggiungere prima. Adesso con il doppio salto possiamo, quindi effettivamente c'è anche un'altra porzione di livello che non avevamo visto. Quindi ho deciso di farvela vedere anche a voi, insomma, perché potrebbe esserci qualcosa di interessante. Dunque, siamo sicuri quindi che è una nuova area, anche perché non ci poteva arrivare prima in nessun modo. E vediamo qui delle farfalle, quindi probabilmente, esatto, era anche qui abbastanza telefonata come cosa. C'è una via segreta qui, mi fa andare un po' troppo dentro quella rientranza, diciamo, va. Vabbè,
Nulla, non era niente di che. Soltanto questa qua, questa riserva di cuori blu, chiamiamoli così, per comodità. Va bene, va bene. Andiamo ancora più in alto. E come si può notare, era necessario il doppio salto, non solo per accedere in questa zona, ma anche per continuare ad esplorarla. Va bene. Oh no, sono comparsi altri di questi. Ah, che odio. Ecco perché c'erano quelle farfalline. Quei cuori blu. Beh, ce l'ho fatta. Giustamente non ho perso HP, visto che c'erano quei cuori blu a proteggermi. Nessun segreto. Una voce. Sentite? No, questo qua è un cunicolo sicuramente per tornare indietro, tipo uno shortcut. Dobbiamo andare da questa parte. E lui? Che simpatico. Ascoltiamo. Oh, piccola creatura, sei arrivata in alto. Cerchi la conoscenza in queste terre? Questo posto cinereo è la tomba dell'uroverme. Si dice sia venuto qui per morire. Ma cos'è la morte per quell'antica creatura? Più una trasformazione, io credo. Questo riame decaduto è il prodotto dell'essere nato da quell'evento. Ah? Oh, chi è che solletica la mia coda? Il mio riposo non è disturbato, ma non è una sensazione spiacevole. Ah, perché vi ricordate che c'era un altro. Effettivamente c'era un pezzo che noi con il nostro aculeo potevamo colpire e effettivamente sentivamo delle risate in sottofondo. Era lui. Piccola creatura, porti il marchio dell'uroverme. È il cambiamento che cerchi? O vuoi forse salvare queste rovine? La scelta è tua. Sono sempre le creature più piccole ad intraprendere le più grandi imprese. È una creatura Quelle boh. completamente. Questa cenere che cade è una pelle che muta. Ah, stavo per dirlo io, in effetti. Il cadavere dell'uroverme che si decompone all'infinito. Serenamente, tristemente. Capito cosa, che ruolo ha quest'uroverme in tutta la faccenda? Ora che la sua specie si è estinta, il mondo è più piccolo. Ma. Non confonderti, non sono un uroverme. Ecco, anche questo stavo per dire, ma mi legge nel pensiero. Oh, troppo piccolo sono, troppo arti, e non vedo il futuro come quelle antiche creature. Ah, quindi sono creature anche magiche che possiedono dei poteri. Interessante. Per un riposo tranquillo sono salito quassù, lontano da quelle sputacchianti creature. Sì, in alto, lontano dalle menti semplici, perse per via della luce. Ah! Anche questa è una cosa interessante. La loro è un'unità di tipo diverso, un rifiuto dell'ordine portato dall'uroverme. Io resisto al fascino della luce, potrà offrire unità, ma anche una mente priva di pensiero. Insetti ridotto ai loro istinti. Quindi cercavo, bramavano la luce, che poi effettivamente quello che fanno gli insetti vanno verso la luce accesa, no? Avete presente, tipo le falene, ma non solo. Ah, insetti ridotto ai loro istinti. Ok, potrò offrire unità. Fondo. Stai per ripartire dunque? Io tornerò al mio riposo, anche se di questi tempi il sonno è spesso inquieto. Quindi lui cos'è? Chi è? Fondo. È Bardun, questo sì. Ok, abbiamo completato i dialoghi e qui, come avevo previsto, c'era c'è lo shortcut. Interessante, questo sì che è un bello spunto di lore. Eh? Ora, ancora non sono. Non sono riuscito a ricomporre effettivamente i pezzi del puzzle, quindi la storia generale, ma mi sono fatto una mezza idea. Stavo ritornando alla città delle lacrime. Anziché andare dalla via che ho fatto prima, sono andato dalla via di sopra e ho ritrovato questo cunicolo perché, se vi ricordate, ci eravamo già passati. Questa porta è chiusa e imbottita, ma non ho capito come si apre perché ho sia una chiave normale, una chiave semplice e sia questa chiave elegante, ma non apre nemmeno questa. Dunque sono sceso, poi ovviamente mi sono arreso perché non si può fare nulla. E innanzitutto ho notato questo simbolo, questa scritta. Vedete quei vasi? Sono quei vermetti che noi troviamo chiusi sì, in quei vasi là. E c'è insomma queste, ci sono queste decorazioni, queste scritte, più che altro, che indicano questa cosa. Quindi c'è chi fa questa cosa qua. Io l'avevo già trovata in realtà. E poi, tra l'altro, ho aperto questo passaggio che prima era chiuso. E di qua c'è un'altra via, no, soltanto l'altro passaggio. Quindi sì, effettivamente già ci dà un indizio che c'è. Questa
questo personaggio, perché io l'avevo già incontrato, soltanto che non ricordo cosa ho fatto per riuscire ad aprire quella porta, proprio non mi viene in mente, probabilmente quando ci ho giocato io era già aperta normalmente, non lo so, non ne sono sicuro. Comunque, niente, ritorno lì e vado ritorno al traghetto, non si chiama traghetto, dai, ogni volta non mi viene in mente come chiamarlo quel tipo. Ecco, la scorsa volta, forse non si è visto in video, non l'avrò fatto vedere in video, ma eravamo arrivati in quest'area qui, dove c'era questa porta appunto che non potevamo oltrepassare, e lì c'è quel simbolo che ci hanno dato. Oh, si è aperta, perfetto. Ok, come non detto, adesso invece si è aperta. Vediamo cosa diceva l'incisione qui. Esseri superiori, queste parole sono rivolte a voi soli. Il nostro puro ricettacolo è asceso, non resta che il rifiuto e il rimpianto della sua creazione. Non entreremo più in quel luogo. E invece adesso l'ho aperto. Il problema è che mi dispiace chiuderlo così il video, ma siccome non so se ci sono panchine, mentre ce n'è una molto vicino qui, quindi difficilmente ne troveremo due così ravvicinate, ecco. Per cui non mi resta altro da fare che salutarvi e darvi appuntamento al prossimo episodio. Lo so, è una cosa un pochettino brutta da fare, ma non posso sforare con gli orari, anche perché purtroppo la mia linea è pessima e se volessi renderizzare, cioè caricare un video che dura un'ora ci vorrebbero. Siccome occupa intorno ai 3 giga, poi montato e tutto, ci vorrebbero almeno 5 ore, 5-6 ore per caricarlo su YouTube. E non me lo posso permettere ora come ora, anche perché comincia a fare caldo, il computer si riscalda, sta acceso troppo, lo sto stressando un pochettino troppo. Va bene, dai, come dicevo, per oggi è tutto e noi ci vediamo in un prossimo video. Ciao ciao!